Buonasera, buonasera a voi. Allora, parto da una notizia che arriva dalla Sicilia, dove un'infermiera si era rifiutata di sottoporsi al vaccino ed era stata licenziata. Lo aveva predisposto l'assessore alla sanità siciliana l'obbligo per gli operatori sanitari di vaccinarsi. Ebbene, dopo qualche settimana, il giudice, come in questo caso era ampiamente previsto, ha dato torto all'azienda ospedaliera che ha dovuto riassumere, reintegrare questa infermiera. Vedete, non è questa la mia preoccupazione, perché io sono convinto che da questo punto di vista non passeranno mai. Anche perché bisognerebbe fare una legge e francamente in questo momento, visto anche i numeri, a meno che il centrodestra non dia una mano a questo obiettivo, questa legge non passerebbe mai e soprattutto perché il centrodestra, Salvini, Meloni and company sanno perfettamente i rischi che correrebbero ad appoggiare una simile iniziativa da parte in particolare, ancora una volta, del Partito Democratico. Vedete, qui, prima di andare, di proseguire con questo ragionamento, volevo, così, sottoporvi un'altra grande differenza tra l'elettorato, del Partito Democratico e l'elettorato, del centrodestra. Se appunto dovesse passare con l'aiuto dei partiti del centrodestra una simile legge che impone il vaccino di vaccinarsi, il centrodestra, la Lega, Fratelli d'Italia perderebbero milioni di voti. Questo non succederebbe mai nel Partito Democratico, perché gli elettori della sinistra sono fatti in questa maniera. Il partito dice una cosa, loro come soldatini la fanno. Alla faccia poi di chi mi scrive sul canale: ma cosa dici? Non esistono più i comunisti, tu continui a parlare dei comunisti, ma come non esistono più? Ma sono i comportamenti che testimoniano se uno è più o meno legato ad una ideologia oppure no. E vi assicuro, quelli, gli elettori, lo zoccolo duro del Partito Democratico, degli elettori del Partito Democratico, ragiona esattamente in questa maniera. Se lo dice il partito, io lo faccio. Noi al nostro interno, e lo vediamo anche dai dibattiti, noi analizziamo quello che dicono i nostri leader politici e poi eventualmente appoggiamo o no l'iniziativa. E potrei citarvi tantissimi esempi. Ma veniamo invece alla cosa che mi preoccupa. La cosa che mi preoccupa è un'altra. È questo famoso, ad esempio, passaporto sanitario, perché questo, capite, è difficile impedire che una cosa del genere possa avvenire. Così come è un po' più anche giuridicamente problematico intervenire nel caso in cui, ad esempio, una persona che non sia in possesso del passaporto sanitario si opponga al fatto di non poter entrare, ad esempio, a teatro oppure al cinema oppure andare in piscina, perché è questo quello che potrebbe succedere. Quindi non tanto il fatto che uno possa perdere il posto di lavoro, ma il fatto che non si abbia accesso in determinati luoghi. Questo è il vero pericolo che si corre di fronte a questo tipo di iniziative. Tra l'altro, abbiamo visto in questi giorni, ci sono tantissimi politici, ma non solo, anche media, che sono a favore di queste iniziative. Lo abbiamo visto nelle varie trasmissioni, anche su Rete 4, una per tutte, la Palombelli, che addirittura ha detto che lei, come era successo per le mascherine, vorrà essere paladina di questa iniziativa, cioè l'obbligo di vaccinarsi,
altrimenti non si può avere accesso a determinate strutture. Lei addirittura ha parlato anche del lavoro e soprattutto degli operatori sanitari e degli infermieri, quando poi il sindacato degli infermieri si è chiaramente espresso dicendo che loro in nessuna maniera possono obbligare un operatore sanitario a vaccinarsi. Questa è la realtà, però ripeto, la preoccupazione è quella di non poter avere accesso a determinate strutture. Ed è chiaro che lì probabilmente la battaglia è molto più dura, è molto più complessa ed è molto più difficile da vincere. Però io credo che già da adesso noi ci dobbiamo mettere nell'ottica di fare una simile battaglia per la libertà di ognuno di noi, visto anche quello che sta succedendo per quanto riguarda i vaccini, cosa che non voglio ripetere perché vi ho già raccontato cosa succede e cosa sta succedendo in questi giorni. Tra l'altro credo che, siccome si parla solo di questo nelle trasmissioni televisive, anche sui giornali, credo che tutti quanti siate perfettamente al corrente del fatto che il business è sopra ogni altra cosa e conta solamente questo, anche nel momento in cui magari fanno finta e ci vogliono far credere che aver bloccato ad esempio AstraZeneca sia dovuto semplicemente perché si ha a cuore la salute dei cittadini europei. Falso. L'attacco da AstraZeneca da parte soprattutto della Germania, perché ricordatevi, parte tutto dalla Germania, e come cagnolini tutti gli altri sono andati dietro alla Germania bloccando questo vaccino. Ma la ragione vera della Germania è chiaramente perché c'è la guerra con la Gran Bretagna, è la contrapposizione nei confronti della Gran Bretagna, perché ricordiamoci che questo è un vaccino anglo-svedese, viene prodotto all'Università di Oxford. Questa era, diciamo, la strategia vera, non tanto avere a cuore le sorti dei cittadini europei e quindi in un gesto così zelante cercare di vedere e di andare a fondo al problema, anche perché oggi abbiamo visto a distanza di 48 ore, cosa volete che abbiano potuto indagare in 48 ore? Nulla, chiaramente hanno già dato il via libera dicendo che assolutamente non ci sono problemi, anche se ormai sappiamo perfettamente che nell'opinione pubblica questa cosa rimane e che molti quindi si rifiuteranno di essere vaccinati con AstraZeneca. Con questo io vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.